Buongiorno a tutti da Bruno Pepi, oggi vi parlo di Isacco e Ismaele. Oggi la maggior parte dei musulmani credono che Allah, Dio, comandò ad Abramo di sacrificare Ismaele, ma la Torah nomina il ragazzo come Isacco. Incredibilmente, 38 dei compagni di Muhammad confermano la versione ebraica della storia e come riportato negli hadith autentici, il ragazzo ad essere sacrificato era Isacco e non Ismaele. Fin dalla sua nascita dell'Islam, i migliori studiosi hanno discusso sul figlio di Abramo, su chi dei due fu comandato di sacrificare, ma sia l'ebraismo che il cristianesimo non ospitano tale discussione. La ragione di questo è semplice: negli scritti della Torah, Isaac è ripetuto molte volte, mentre il Corano mantiene segreta l'identità del ragazzo. In mancanza di un nome, gli studiosi musulmani hanno cercato risposte da coloro che camminavano con Maometto e sono le loro opinioni che vogliamo esplorare. Dimostrare un parere sopra l'altro non è mia intenzione, dato che entrambe le fonti hanno una legittimità nella tradizione islamica. Sto semplicemente incoraggiando alla discussione con quelli che dicono che la Torah è stata danneggiata in quanto nomina il ragazzo Isacco di andare dietro alle parole dei Sahaba, come molti di quelli che camminavano con Muhammad secondo l'insegnamento della Torah. Se la denominazione Allah, Dio, Dahbib era lo scopo di questo racconto, il Corano avrebbe incluso un nome, ma il nome è rimasto celato come la sua identità, in quanto non è importante quanto il messaggio del sacrificio. Il sacrificio dei bambini oggi ci sembra barbaro e crudele, ma tali sacrifici erano presenti nel periodo dei patriarchi che seguivano forme di culto pagano. Non c'è sacrificio più grande di rinunciare a ciò che più ami, e nei periodi bui questo lo estendevano i propri figli. Senza la prova di Abramo, molti potrebbero aver creduto che il sacrificio di un bambino fosse una forma adeguata di adorare Dio, Allah, ma il rifiuto di Allah, Dio, del sacrificio umano insegnò all'uomo che, mentre ubbidiamo ad Allah, Dio, in totale obbedienza, dobbiamo farlo in modi che piacciono a Lui. Questo racconto biblico ha contribuito ad eliminare un rituale pagano del male che era diffuso in antichità, ma parla anche di noi, che ci dice di amare i nostri figli, prendersi cura di loro, insegnare loro e amarli con tutto il nostro cuore. Allah, Dio, ne sa di più. Un ringraziamento a tutti per aver seguito questo video, spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande scrivetemi, e un saluto a tutti da Bruno Pepi, arrivederci al prossimo video.